In diretta dalla Biblioteca Nazionale di Roma per Book Sprint Edizioni ospitiamo David Sassi. Ciao David, ciao. Benvenuto. Allora, parliamo di questo libro, Strada Maestra, che ben fa intendere, già il titolo insomma può dare delle indicazioni di quello che è il contenuto del libro. Ma voglio che sia tu a presentarcelo, di che cosa si tratta e soprattutto cosa viene narrato all'interno. La Strada Maestra nasce come voleva essere un regalo di Natale per pochi amici intimi, no? Che riguarda praticamente un periodo della nostra vita che abbiamo passato circa 10 anni fa, che è iniziato 10 anni fa ed è proseguito fino a qualche anno fa, e in cui abbiamo vissuto intensamente una vita un po' strana, no? Borderline, diciamo, no? E appunto diciamo una vita un po' da strada, no? Che deriva proprio dal titolo Strada Maestra. La nostra intenzione prima di questa vita, ovviamente quando si è un po' più giovani, era quella di fare un percorso più artistico, no? Più magari intellettuale, filosofico. Poi per esigenze magari economiche, per una nostra magari turba mentale di quegli anni, abbiamo preso una strada completamente diversa. Quella che doveva essere appunto la nostra formazione, la nostra maestra, no? È diventata la strada, no? Noi allo stesso tempo cosa abbiamo fatto però in quel periodo? Abbiamo cercato di vivere intensamente ogni cosa che ci capitava, no? Un po' per follia, un po' perché avevamo la nostra attitudine a ricercare, a conoscere al meglio ogni cosa, siamo buttati a pieno in quel tipo di vita, no? Che era fatto di tante cose poco raccomandabili, diciamo, no? In questo periodo. E anche però cose che poi vi portavano a una realizzazione, tra virgolette, che voi pensavate potesse essere immediata, no? Sì, la chiaro, ricerca almeno. Quello che poi oggi che narro anche nel libro, no? Spiego tante volte, che è quello di ricercare l'immediatezza appunto nei piaceri, nel godimento, anche nel successo, no? E quindi si fa un po' qualsiasi cosa, si cerca di farlo il prima possibile, no? Infatti spesso spiegata la fretta dell'oggi, no? Nel voler ricercare il compiacimento dell'essere, no? Quindi in tutti i sensi. No? Parliamo di che periodo della tua vita, che età? Andiamo dai 23 anni ai 27-28 anni. Poi dopo, verso i 27-28 anni, ci eravamo accorti che stavamo esagerando e alcuni amici hanno avuto anche diversi problemi, no? Allora, diciamo, i più intelligenti fra questi hanno deciso di iniziare a smettere, chi prima, chi dopo, però sono riusciti in questa cosa di smettere, realizzando il fatto che questa cosa fondamentalmente non ci aveva portato a niente, spesso a litigare fra di noi, a distruggerci, quindi ad avere rapporti difficili, no? Anche fra noi, con i nostri genitori, rovinando un po' tutto questo genere di affetti, no? Che sono molto importanti, e segnandoci dentro, perché ovviamente li vivevamo con grande analisi anche durante il periodo. No? Quindi insomma c'era comunque una certa sensibilità e coscienza. No, assolutamente. Tempo. Il problema che io dico in questa lettera aperta, no? È quella proprio perché c'era estremamente, era estremamente coscienzioso, no? Tutto quello che si faceva. No? Ed eravamo ben attenti al farlo in quel modo, cioè con grande attenzione, con grande scrupolo, nell'andare a ricercare appunto anche la bellezza, no? Di questo mondo, di questa interiorità malvagia o maligna che si può trovare negli uomini, no? Spingendo magari anche altri uomini o altre persone, capito? Coinvolgendole un po'. E creando appunto un nucleo, no? Come una banda, volendo pensare alla cosa, per poter arrivare sempre più in alto, no? Finché poi ti scontri con la realtà, sempre nel dubbio, no? Di cosa stai facendo, non stai facendo, no? Perché ovviamente le nostre famiglie derivavano da ambienti normalissimi. Volendo. Qual era il momento di maggiore riflessione? Il momento di maggiore riflessione era la notte, dove praticamente mettevi a fuoco ancora meglio quello che stavi facendo di giorno e non ti dimenticavi mai quello che voleva essere invece in origine il tuo obiettivo, quello che volevi fare da grande, che era più l'artista, lo scrittore, il regista, l'attore, no? Cose più legate all'arte, no? E dicevi presto ci tornerò, no? Però questo mondo mi permette di avere tutto, quindi avere magari donne, avere soldi, avere un'immediatezza che è quella che magari oggi ricercano tutti e con una facilità che per noi era disarmante, no? Allora era per quello che cavalcavamo questo tipo di vita. Ti ha spinto a mettere un freno e quindi un punto, se così vogliamo, la paura o il desiderio appunto di cambiare? Cioè, no, era più il desiderio di cambiare, desiderio. Non tanto la paura, perché fondamentalmente noi con la paura abbiamo sempre vissuto abbastanza regolari, nel senso che non avevamo problemi di quel genere, era più il desiderio di cambiare vita, no? Perché dopo un po' se
diciamo, non hai una vocazione totale a quel mondo, quindi magari non hai altro per la testa, no? Volendo. Quel mondo è molto povero, no? E quindi ti porta magari a trarne. No, del gran teatro, magari, che puoi rimettere nello scrivere nella seguente parte della tua vita, no? Se vuoi fare dell'arte, e allo stesso tempo però ti impoverisce tantissimo, no? E ti tiene sempre molto Ti basso, no? inaridisce forse. Sì, ti inaridisce e poi ti spinge sempre al basso, e quindi non riesci mai ad esaltarti come vorresti, come dovresti, no? Chi è che ti ha aiutato in questo percorso? Se c'è stato qualcuno o come anche la tua famiglia ha interagito con te? Ma guarda, noi siamo sempre, cioè noi parlo di noi perché eravamo in un gruppo, però anch'io sono sempre stato abbastanza autoritario, nel senso che dovevo decidere io, Non accettavi determinare consigli? io, sì, ma non è che non accetti, i consigli c'erano, però dovevi entrare nel tuo spirito, no? Nella tua coscienza doveva fissarsi la cosa che è ora di fare un'altra cosa, altrimenti mi rimbalzavano un po' questi consigli, capito, generalmente. Poi a un certo punto l'evoluzione ha voluto che, capito, anche magari del mio percorso, che dovevi fare altro semplicemente, no? E grazie al cielo ci siamo riusciti, abbiamo trasformato quello che abbiamo fatto in bene, e quindi per me comunque quel periodo vale oro, no? Ed è questo quello che dico poi. Ecco, il libro nasce come una lettera che tu dovevi regalare la La notte di vigilia, Natale, la esatto. vigilia di Natale ai tuoi amici. E poi si è trasformato in un libro che poi hai sempre regalato a Natale, quindi sei riuscito a Sì, chiuderlo in circa 2 settimane, se non l'ho scritto sbaglio. in 2 settimane, un libricino, era nato come una lettera, appunto. Ecco, i tuoi amici quando hanno letto questo libro, cosa hanno detto? Qual è stata la loro reazione? Beh, la loro reazione è stata molto bella, nel senso che alcuni hanno anche addirittura pianto, alcuni si sono commossi perché ci sono dentro molte riflessioni, perché non ci sono fatti, è un fiume di riflessioni che continua inesorabilmente. E poi hanno apprezzato molto lo stile in cui è scritto questo tipo di libro, visto che sono comunque dei grandi lettori, degli studiosi anche di certe cose. Hanno apprezzato questo stile che è innovativo per quello che si legge oggi, Ecco, magari. infatti, perché? Che stile Ma è uno stile molto vicino al linguaggio comune, no? In tanti punti le riflessioni vengono approfondite, però sempre tenendo un tipo di linguaggio molto semplice, molto comune, prendendo anche delle accezioni appunto dal mondo semplice, no? Quello della strada, quello più facile. Ed è una filosofia raccontata in questo modo, no? Perché fondamentalmente è un percorso filosofico che viene sviluppato attraverso una linguistica che può essere molto particolare, molto forte anche a volte, no? Anche con linguaggio proprio sì, crudo, vostro, sì, insomma. esatto. Poi non sempre crudo, però prende sia la parte di linguaggio che la parte di concetto, a volte ha degli svirgolamenti che magari possono essere assurdi e folli, no? Perché proprio anche quell'epoca era così, quindi si passava da un ragionamento più contenuto, centrato, Serioso, serioso, e insomma. poi passava ad una cosa completamente assurda, no? E non si aveva tempo neanche di riflettere, no? Che è un po' quello che oggi succede. Chi dedichi? Vabbè, il libro è dedicato ai tuoi amici, immagino. Beh, sì, un po' a tutti, insomma, anche i miei genitori, gli amici, chi come ha vissuto quel periodo intenso, che può essere amico, non è. Insomma, parla anche di questo il libro, no? Che spesso si hanno rapporti che si dicono amicizie, a volte non sono amicizie, a volte sono altro, però ci si sta insieme, si è molto Ci sono legati delle comunque. donne all'interno del libro? Ma sì, diciamo che tutti gli episodi descrivono più persone, insomma, no? Quindi anche lì c'è la parte relativa più ad una donna, no? Che però racchiude tante donne, magari, che sono state in quel periodo, e che magari una frase di una persona, un'altra di un'altra, ma anche nel corso dell'opera poi è sviluppato così, anche riferito agli amici, è sviluppato per un amico, come può essere un non amico, come può essere un conoscente, oppure un lettore che legge semplicemente e si ritrova in quello che ho scritto. Ecco, il messaggio che si vuole trasmettere al lettore, qual è? Ma il messaggio è quello di fare delle cose, no? Nel senso di buttarsi nel fare, che secondo me è la scuola più importante che si può trovare. E non è perché quella che ho scelto io, semplicemente noi lo pensavamo anche prima, e per quello ci siamo buttati comunque nel fare anche cose assurde, strane. Quindi non vuole essere una guida per dire non fate questo, altrimenti vi capita No, questa no, no, cosa no, qua. vuole Anzi, essere una guida fate. nel dire strada maestra, proprio perché imparate da quello che fate. L'importante è che entriate nelle esperienze per trarne, capito, un
un insegnamento, questo è l'importante, quindi analizzare sempre tutta l'esperienza che si fa. Adesso sei alla ricerca di cosa? No, adesso sto lavorando a diversi progetti artistici, capito, che sono legati appunto fra la scrittura e magari più videomaker, questo genere di cose, la regia, che sto lavorando sulla regia di alcune cose, la sceneggiatura di un altro che è legato appunto a questo mondo, no? Sceneggiare una serie per, diciamo, più legata al mondo, allo street, no? Quindi, ok. E sto lavorando con un paio di studi su queste cose qui. E poi sono orientato a, diciamo, a migliorare sempre la parte artistica e ad abbandonare sempre di più, no? Certe cose, mai dimenticando di aiutare comunque amici che hanno vissuto e stanno vivendo ancora queste cose e hanno sempre bisogno di una mano. Quindi venendo da lì sai meglio cosa si prova, cosa si deve fare magari in certe occasioni e cerchi di aiutarli. Bene, allora David, grazie davvero per essere grazie stato con noi e aver condiviso con noi questa parte della tua vita. Ovviamente noi vi consigliamo di leggere Strada Maestra. Grazie a David Sassi. Grazie a te.